Sabianese Pineto per i padroni di casa che ormai si sono iscritti alla categoria matricola terribile. La squadra di Oscar Farnetti, reduce dall'impresa contro il San Nicolò Notaresco, cercava di ottenere altri punti preziosi per la propria classifica. Altro fieno da mettere in cascina per pervenire alla salvezza contro una Pineto a sua volta desideroso di punti preziosi. Allora vediamo proprio al 33esimo minuto la prima azione pericolosa del match, la conclusione di Camplone che viene bloccata però dal portiere Pazzini. Siamo ancora con il match in bilico, Orlando che sbaglia davanti al portiere della Savignanese, ma i padroni di casa restano comunque temibili quando si spotta in attacco perché hanno un giocatore come il bomber Longobardi che va vicinissimo al gol del possibile 1-0. Scenario quasi primaverile nella prima frazione di gioco, cambia totalmente l'incontro nella ripresa con la pioggia e con la possibilità per il Pineto con Fortunato, il salvataggio di Pazzini, prologo del gol, messo a segno sugli sviluppi di un corner da Francesco Manuzzi. 1-0 per una Savignanese che ormai ha trovato il proprio bomber, è il consolidato Manuzzi che va vicino al raddoppio anche pochi minuti più tardi, appena 2 minuti dopo aver sbloccato l'incontro. Spostiamoci però al 26esimo, punizione respinta da Camplone. Arriviamo così ai minuti di recupero del secondo tempo, ultimi assalti del Pineto, palla ancora viva, Savignanese forse troppo bassa che concede questa traversa a Camplone. E allora da quella posizione è un gioco da ragazzi per Padalino trafiggere il portiere Pazzini e dunque impattare definitivamente il match. Il match che si conclude con il seguente punteggio, Savignanese che viene bloccata sull'1-1 dalla Pineto.